Voglio ricordare che l'epidemia da coronavirus si è sovrapposta in pratica alla coda della normale epidemia influenzale e questo non ha permesso di discriminare così facilmente le due forme. Ora ne sappiamo qualcosa in più, ma allora un paziente che si rivolgeva al proprio medico di base per febbre, per tosse, sintomi assolutamente aspecifici, ovviamente poi andava, chiedeva appunto la visita a domicilio, oppure andava nello studio e lì è avvenuto il contatto, il contagio ed è il motivo per cui molti sono medici di base. Pensate all'angoscia di chi sa di aver avuto un'esposizione a pazienti Covid-19, va bene, e che teoricamente potrebbe tornare a casa, ma non torna a casa e non vede la propria famiglia per settimane e settimane per la paura di diffondere il contagio nel proprio domicilio, dove magari vive un genitore ottantenne, dove c'è il consorte, ci sono i figlioli. Posso capire coloro che guardano in faccia la morte tutti i giorni, che sono in prima linea, che vedono chi collabora con lui, che magari prima viene contagiato, poi il giorno dopo un po' di giorni lo vede in rianimazione, poi qualcuno può anche morire. Insomma, è una condizione di stress indicibile.